Il Cagliari, pareggiando per 0-0 a Bologna, ha compiuto un altro importante passo verso lo scudetto. La partita, nonostante il risultato, si è snodata piacevole e divertente per tutti i 90 minuti ed il Bologna, una volta di più, ha dimostrato di saper rispolverare contro le grandi il suo orgoglio di squadra blasonata. Il Cagliari ha disputato una partita molto attenta a centrocampo e, pur non disdegnando qualche puntata offensiva, ha quasi invitato gli avversari al gioco accademico con una costante ricerca dei collegamenti e dell'azione manovrata. Da quello che era uno dei temi fondamentali della vigilia, l'assenza di quattro titolari nelle due squadre, è sortita una piacevole novità. Il giovane Ciacci, schierato da Fabbri all'ala sinistra, ha figurato molto bene. Ottimo nel dribbling e nello scatto, Ciacci ha un po' mostrato la corda in fase risolutiva, ma il suo esordio va considerato positivo. Riva ha avuto modo di sparare le sue bordate solo sui calci di punizione, perché Roversi l'ha contrato molto bene, resistendogli proprio sul piano della vigoria atletica, che si sa di Riva è l'arma migliore. Le due squadre si sono equivalse anche in fase offensiva. Gli attacchi del Cagliari, per la verità non molto convinti, hanno trovato la difesa bolognese sempre pronta. Bene si è sempre disimpegnato anche il portiere Adani, che qui vediamo bloccare un colpo di testa di Gori. Dalla parte opposta Albertosi si è mostrato altrettanto bravo ed ha sfoggiato alcuni interventi molto tempestivi e precisi. Nemmeno il Bologna però ha portato troppe insidie alla porta dei cagliaritani. Come tiratore comunque si è posto in buona evidenza Scala, che qui impegna da lontano Albertosi. Un brivido di emozione all'inizio della ripresa. Roversi ha fermato con un braccio in piena area un pallone controllato da Riva. Per l'arbitro Carminati il fallo è involontario. Ripetutamente nella fase centrale del secondo tempo si è fatto ammirare Gori. Mobilissimo e pieno di vitalità, il centravanti cagliaritano ha ancora peccato nelle conclusioni, ma ha dimostrato di essersi pienamente inserito negli schemi della squadra. La partita si è praticamente conclusa con un'occasione del Bologna propiziata da Ciacci e che prima Savoldi, poi lo stesso Ciacci, non hanno sfruttato.